dopo pochi mesi dalla mia venuta al Parlamento europeo, voglio in due minuti parlarmi di questa bella esperienza. L'Europa per tanti è un oggetto misterioso, sconosciuto e, come si dice dalle nostre parti, la causa di tutti i mali, il sacco delle botte, cui dare tutte le colpe. In realtà io mi auguro che nella riforma La buona scuola di Renzi sia prevista anche il capitolo dell'educazione civica europea, si faccia conoscere ai nostri figli e ai nostri ragazzi cos'è l'Europa e come funziona. Bisogna recuperare fiducia, speranza. Io faccio parte della Commissione Ambiente, che si occupa anche di salute pubblica, di sicurezza alimentare, da pochi giorni della Commissione Regi, che tratta i rapporti con le regioni, oltre 300 in Europa, e con il territorio e le città metropolitane. Per recuperare fiducia verso l'Europa bisogna riavvicinarla ai cittadini, un'Europa che si occupa dei problemi concreti, quotidiani della nostra gente. In queste settimane ho seguito per esempio i problemi della pesca. Il nostro Adriatico è un mare dai fondali bassi, abbiamo delle regole che vanno bene per i mari del nord, per il mar Baltico, quindi tutto il tema per esempio dei pescatori delle vongole che sono in difficoltà per norme che vanno modificate. A proposito di spiagge, di economia balneare, c'è la questione che si sta trascinando da anni e che mette in pericolo le nostre piccole e medie imprese, i bagnini, gli operatori di spiaggia. Anche in questo caso bisogna rivedere quella norma che destabilizza quel settore turistico, piuttosto che il tema molto sentito dell'erosione delle spiagge, per non parlare poi della difesa e tutela della qualità dei nostri prodotti agroalimentari, dell'industria agroalimentare, dei nostri agricoltori, che vanno difesi anche in questo caso con le etichette, con la certificazione che garantisce una concorrenza leale rispetto alle altre produzioni. Ho deciso poi anche di iscrivermi al cosiddetto intergruppo bambini, cioè parlamentari che si mettono assieme con una finalità, quella di verificare l'impatto del nostro lavoro, delle regole, dei regolamenti, delle leggi che in Europa si fanno sui nostri figli, i bambini, le giovani generazioni. Se noi lavoriamo tenendo conto quello che è il futuro dei nostri figli e quindi guardando avanti, sicuramente opereremo bene nell'interesse della nostra gente, della popolazione e dei nostri paesi. E questo è il senso in breve del mio lavoro, un lavoro che potete seguire anche tramite la mia newsletter, tramite il sito internet. E questo è il senso anche è la volontà precisa, recuperare fiducia nell'istituzione europea passando attraverso il volto di chi in questi mesi, in questi anni, la rappresenta. Grazie della fiducia.